25 anni di storia, 25 anni di passione per le due ruote, 25 anni di sostegno al ciclismo giovanile. La Gran Fondo Davide Cassani giunge al traguardo delle nozze d'argento e lo fa nel migliore dei modi con un'edizione che ha visto ben 1709 iscritti darsi appuntamento nella centralissima Piazza del Popolo a Faenza. Il comitato organizzativo è quello consolidato da tanti anni di esperienza e lavoro comune, composto dall'SC Ceretolese 1969 del presidente Franco Chini e dalla polisportiva Corrado Zannoni col presidente Nicola Dalmonte, che si avvale della collaborazione dei gruppi amatoriali locali Unione Ciclistica Castel Bolognese, Gruppo Cicloturistico Avis Faenza e Bike Passion Faentina. La Gran Fondo Davide Cassani è una delle più antiche del calendario nazionale e si è contraddistinta per la mission che si è data fin dall'inizio, ovvero quella di dare visibilità e risorse economiche al ciclismo giovanile e sostegno alle società sportive che lo esercitano, nonché avvicinare due mondi, quello amatoriale e quello giovanile. Peculiarità di questa Gran Fondo è quella di dar vita da qualche anno a questa parte ad una gara riservata alla categoria juniores con la denominazione Gran Fondo Cassani Giovani, con partenza da Solarolo ed arrivo a Faenza sullo stesso traguardo della gara amatoriale. Con questa formula gli amatori possono davvero contribuire in prima persona all'attività e alla crescita dei ragazzi che sono il futuro di questo sport. Due i percorsi da affrontare, il lungo di 135 km con 2.784 metri di dislivello, che si snoda sulle colline faentine con le salite della Chioda, della Busca, del Casale, del Monticino e del Monte Albano. Percorso di 86 km invece, con un dislivello di 1.474 metri, si limita a transitare sul Casale, Monticino e Monte Albano. Il tutto immerso in un paesaggio di rara bellezza, per poi rientrare nel centro abitato di Faenza, dove il pubblico delle grandi occasioni fa da sempre cornice ad un evento che coniuga perfettamente lo sport alla promozione del territorio. Per quanto riguarda la parte agonistica della corsa, è Matteo Milanesi del team Perini a vincere lo sprint finale a 3 davanti a Federico Brevi del team Marbil e Paolo Corradetti della Studio Moto. Tra le donne, sempre sul percorso medio, è Alessia Bortoli della Argon 18 Icaris Temaz a salire sul gradino più alto del podio davanti a Michela Gorini del team Fausto Coppi Fermignano e Alessia Pantieri della Somec MGK Vis. Per quanto riguarda la prova regina sul percorso lungo, la gara si decide sulla salita di Monte Casale, dove prendono il largo Marco Morrone della Cannondale AG Corres FSA e Fabio Cini della Civi Copparo. I due procedono di comune accordo fino all'abitato di Faenza. La volata finale vedrà prevalere Morrone alla sua prima affermazione stagionale. Tra le donne si impone la vicentina Michela Bergozza dell'ASD Scatenati davanti a Barbara Anita Manzato e Arianna Marchesini, entrambe della Somec MGK Vis. A seguire il passaparti e le ricche premiazioni finali in compagnia del CT della Nazionale Davide Cassani. Poi tutti a bordo strada per seguire l'arrivo degli juniores in quella che ormai da 25 anni è una grande, grandissima festa dello sport.